Ciao, mi chiamo Carlo, puoi trovare le informazioni su di me su www.carlochiero.com. In questo video vado a farti vedere una routine di studio sul basso che ho scritto in modo da avere del materiale sempre pronto da affrontare. Allora, praticamente ho scritto per ogni giorno dell'anno una sorta di calendario in cui mi autopropongo un ritmo e una diteggiatura, un ritmo ad ottavi, lettura ritmica, che poi vado a mettere su un giro armonico, suonando e esercitandomi con delle batterie che metto sempre a disposizione. Ogni giorno dell'anno, quindi, mi vengono proposti un ritmo diverso, una diteggiatura diversa. Ad esempio, oggi che sto registrando il video, è il 2 aprile, io ho questa diteggiatura 2-1, quindi vado a utilizzare dita 2 e 1, poi vedremo con che tipo di esercizi, e poi ho un ritmo ta 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 1 unta che vado a mettere su un giro armonico. Eccetera, eccetera, poi vedremo come andiamo ad affrontarlo. Sono quattro esercizi, quindi vado su. Questa è una pagina Notion che io solitamente condivido con i miei allievi in modo da impostare, cioè certo la uso io, ma la faccio usare anche ai miei allievi che desiderano migliorare, cioè appunto sul basso. Possiamo impostare insieme un metodo di studio e questo può farne parte. Allora, nell'esercizio 1 ho uno sviluppo verticale a due dita. Quindi vado a prendere la mia diteggiatura, qua l'esempio è fatto su diteggiatura 2-3. Io oggi però faccio 2-1, in modo che poi ogni giorno cambia però. Quindi 2-1, vado a svilupparlo su tutte le corde. Andata e ritorno e poi salgo cromaticamente 5 tasti o volendo anche di più. Ad esempio, qua sotto ho le batterie che posso far partire. Cambio. Eccetera, eccetera. Posso andare chiaramente più avanti, a volte uso anche le batterie in accelerazione, quindi sempre da lì è possibile comunque programmare una batteria che parta lenta e poi pian pianino salga su di velocità. Chiaramente ognuno lo fa al suo livello. Questo io l'ho già fatto, te l'ho fatto sentire già, secondo me è abbastanza veloce. Si può però tranquillamente prendere molto lento. A volte più lento è anche più difficile, anche perché devo migliorare proprio la diteggiatura, quindi le dita devono andare bene a martelletto, devo fare attenzione le dita che non suonano a non tirarle indietro, quindi però a tenerle sempre lì. Posso prendere una velocità molto bassa, 3 e 4. E andare bene a curare. Chiaramente 76 ancora, può essere ancora veloce. Comunque posso dimezzare finché voglio, tanto qua ho il BPM e lo scelgo io. O inoltre ho anche delle diversi tipi di batterie, quindi come riferimenti posso avere dei diversi riferimenti. Ad esempio questo qua non mi dà solo la cassa sull'1, poi mi tiene gli ottavi. Già più difficile, oppure addirittura quella da 1 in cui io devo sviluppare il mio batterista interiore, non avendo riferimenti su 2, 3, 4, andare a prendere bene il tempo. Me lo canto mentalmente. Ok, come hai sentito, ci ho messo un pochettino a prendere bene il giro, poi una volta che l'ho più o meno indirizzato, allora sono migliorato. E questa cosa migliora di giorno in giorno, magari all'inizio ti ci può andare alcuni minuti per metterti a posto, invece poi dipende anche dal tempo comunque, se magari è un tempo con cui sei più comodo, invece puoi migliorare prima. Comunque sono tutti spunti di studio, quindi penso che possano essere utili. La seconda
cosa che devo fare, secondo esercizio, sempre solo sul ritmo, ma sviluppo verticale, quindi anziché scusami, orizzontale, anziché scendere e usare tutte le corde, vado a usarne una per volta. Ricordo che era 2-1 quella di oggi, quindi qua vado a mettermi la mia solita batteria. Su tutte le corde. Eccetera, eccetera, anche qua diverse velocità, batteria in accelerazione. Posso inventarmi mille esercizi diversi, qua ne suggerisco alcuni, ma poi puoi fartene degli altri. Il terzo, vado a prendere il ritmo, quindi propongo inventati un giro armonico, ce ne ho anche scritte, ad esempio qua c'era Do, Sol, La minore e Fa, e vado a mettere il ritmo proposto per il giorno d'oggi, quindi ta, 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 uno, unta. Vado a prendere per comodità questa batteria che è la stessa di prima ma aperta in un'altra pagina. Ok, quindi esercito la mia lettura ritmica. Ogni giorno c'è un ritmo diverso e sono ritmi che comunque stanno bene in un accompagnamento eventuale insieme a una batteria, e il fatto di metterlo in un giro armonico mi fa sembrare di suonare un pezzo. Ok? Poi c'è l'ultimo esercizio, il quarto, in cui vado a prendere il ritmo e la diteggiatura insieme. Vado a fare lo sviluppo orizzontale e verticale utilizzando la lettura ritmica, alternando sempre le dita. Quindi io ho il mio 2-1 da applicare, il 2 sulla nota lunga, poi 1 sul primo ottavo, poi di nuovo 2, poi ho la pausa, l'ultima nota è un 1. Ci sono sempre 4 note all'interno di ogni groove ritmico, ripeto, per tutti i 12 mesi dell'anno, per ogni giorno, anche Natale. Io suono anche Natale, se riesco, sì. Quindi qua vado a prendere ta 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 1 unta. Cambio corda. Torno giù. Me lo faccio così e poi anche lo sviluppo quello orizzontale. 3 e 4. Andate e ritorno, anche qua batteria in accelerazione, posso fare veramente mille esercizi diversi. Ok, allora questo vuole essere uno spunto per poter studiare qualcosa. Chiaramente fanne uno tuo, scriviti tu alcuni ritmi che ti piacerebbe sviluppare, alcune diteggiature, in modo da crearti una routine giornaliera o settimanale, dipende dai tuoi impegni, anche perché poi non c'è nessuna fretta di imparare e migliorare, ognuno lo fa con i suoi tempi. Se ti interessa sviluppare questo discorso, magari con un insegnante, magari con me, contattami, cerca sul sito www.carlochiori.com, ci sono tutti i miei contatti, possiamo impostare insieme lo studio, altrimenti ogni tanto ti do qualche pillolina che spero che ti possa portare a studiare, a migliorare su questo fantastico strumento che è il basso elettrico. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto, cari. Carlo.